Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti, bentornati su GioviaCadispo, io sono Giovispo. Questo è un video che si chiama Attenti alle truffe numero 1. Ebbene sì, ho iniziato una rubrica che spero vi aiuterà a evitare di farvi truffare. Per prima cosa vi dico che l'ho provato sulla mia pelle, ovvero ho contattato una pagina di Facebook, questa pagina di Facebook. Andiamola ad analizzare. Allora, vediamo come immagine di copertina. Abbiamo questa immagine, ma a tutti questi giocatori sembra affidabilissimo. A Casillas, Pepe, Xavi, Iniesta, Ronaldo, Toti, Bale, If. Ma controlliamo qui. Cos'è questa cosa che gira? Non mi sembra di aver detto che la mia. Ah, allora perché ti metti l'immagine di copertina che non è tua? Cioè, cazzo, cosa cazzo ti serve? Ma, vabbè. Andiamo a vedere le foto. Caricamento dal cellulare. A tutti questi giocatori alla faccia. Nasri meno the match. Van Persie meno the match. Dembaba meno the match. Ah, con 624.000 crediti. Alla faccia. Team invincibili, ma poi questa, vediamo cosa scrive, per le condividere in 5 minuti scrivendo noi stessi, infilarsi e contattarci, abbiamo diversi tipi di player come questi, ora ammette che a player come questi, non esitate a contattarci, ma AS Roma, questa squadra qui, ma fortissima, ma vabbè. Commentare regolarmente in 5 gruppi, vi chiede di condividere tutte le console, poi vorreste una squadra come queste? Ah, sì, è proprio la tua? Non penso proprio. Ah, un'altra squadra, bella, bella. Hazard, Thiago Silva, dov'è? Dan Silva, Lescott, ma Touré? Ah, me. Che altro? Ronaldo, AS, Cecchino. Non ci vuole niente a fare una foto simile, basta che lo prendi e gli fai un strumento di cattura e... vabbè. Andiamo avanti. Allora, ho contattato questa pagina Facebook tramite messaggi, che ora non mi appare, anzi mi appare. Gli ho detto di tutti i colori, coglione, te li vuoi mettere in culo i 60k. Ora vi spiego cosa ho fatto. Allora, il link lo trovate qui sotto in descrizione, naturalmente. A circa 2000 mi piace, cioè stanno aumentando, e io voglio farli diminuire. Io ho fatto dei commenti qui, però siccome mi ha bloccato i commenti, non posso neanche più commentare. Cioè, guardate, sì, non posso commentare. È un coglione nato. Se riesco a scoprire pure chi cazzo è... Informazioni... Ah, sito web, eSports, cos'è questo sito web? Sarà un fake? Website unavailable, ah, che coglione. Vabbè, informazioni, persone a cui piace, andiamo qua. Se si poteva vedere di chi fosse, sì, sarebbe stata una soddisfazione. Segnala pagina, vabbè, privacy, condizioni. Allora, ebbene, 2000 mi piace. Vabbè, che dichiara di regalare ai giocatori. Ok, certo. Gli ho dato dei dati di un account di livello 1, nel quale ho aperto per fare i pack opening quando c'erano i pacchetti gratis. E ha detto, non ti fidi nemmeno di me, eccetera. Dicendo anche che ha altre persone da accontentare, eccetera. Cioè, vi mette fretta. Ok. Poi gli ho dato i dati dell'account dove c'è Robben, naturalmente avrò una squadra di 60k, però io cosa ho fatto? Gli ho fatto credere che fosse il mio account principale, così poi mi ha bloccato, infatti mi ha dato un messaggio a non finire, l'ho insultato, tanto non mi risponde, l'ho insultato, che cazzo me ne frega a me. Mi ha bloccato, però io prima di dare i dati dell'account, che ho fatto? Gli ho fatto... Diciamo che gliel'ho regalati perché volevo vedere se veramente è una pagina con tutti quei mi piace fosse
Fossi sincera, anche se non, io sono molto scettico, queste cose, come vi ho sempre detto, non esistono bug, però voglio portarvi questo video per farvi capire che veramente non esistono. Allora, mi ero trasferiti i crediti, ho rimasto giusto quei 3.000 crediti per farvi credere che era il mio account principale, io ho rimasto con la squadra con Goz, Gundogan, Lam, vabbè, quella squadra lì che avete visto voi, insomma. E cosa ha fatto? Mi diceva, dopo tot orario con Netflix, poi diceva, no, aspetta, mi blocchi tutto, poi mi blocchi il programma, vabbè. Poi mi ha bloccato a me, mi ha rubato quello che avevo, però mi sono prima trasferito, quindi, perché sapevo che doveva truffarmi, che mi doveva rubare la squadra. Infatti così è stato, sono andato a vedere gli trasferimenti, certo, tutti venduti. Ma tu lo sai cosa cazzo puoi fare? I tuoi crediti, i crediti che mi hai rubato, li puoi mettere in culo. Non lo so, ma se tu truffi nella realtà, se nel gioco, figurati nella realtà, vabbè. Ho fatto questo per dimostrarvi che le persone truffano. Se truffi in un gioco, figurati nella realtà, appunto. Comunque troverete il link sotto in descrizione. Se volete, scrivete dei dati fasulli anche per prendere in giro, tipo tu sei un coglione, tu sei un coglione, chiocciola, grandecoglione.it. Scrivete password, truffatore di merda 33, la risposta segreta, ficcatelo in culo, ad esempio, no? Oppure gli facciamo tutti insieme una selezione di massa, così gli facciamo chiudere la pagina di merda che si ritrova. Se avete, sapete, qualche altra pagina che truffa, vi invito a lasciare qui sotto nei commenti il link. Così farò un altro episodio di queste pagine che truffano. Così iniziamo a far chiudere a questi coglioni le loro pagine. Combattiamo insieme questi truffatori di merda. Intanto vi faccio vedere che anche io segnalo la pagina. Vediamo se c'è qualche cosa. Facciamo tutti insieme. Allora, fate segnala pagina. Questa pagina, voglio che questa pagina mi venga rimossa. Non credo che debba essere spam o truffa. Questa qui. Questa qui, spam o truffa, esatto, poi fate continua, grazie signore, esaminiamo attentamente la tua segnalazione, non mi sono seguito, ok, e segnalate così, con spam o truffa, mi raccomando, segnalate con spam o truffa, combattiamo insieme questi truffatori di merda, affinché nessuna persona ci caschi in queste stronzate, e quindi vi invito a segnalare questa pagina, troverete il link in descrizione. Lasciatemi anche altri link di pagine che truffano come questa, così le facciamo, iniziamo a farle chiudere. Questo è il primo episodio, spero che vi piaccia, spero che mi aiutate in questa guerra contro i truffatori di merda e quindi andate a segnalare questa pagina. E noi ci vediamo sempre oggi con un pack opening. Ciao e bella a tutti!